È l'ultima partita della stagione regolare, per certi versi è la più importante. In palio domani a Picerno, inizio alle 17.30, il terzo posto in classifica per i biancazzurri, 2 risultati su 3 a disposizione. Servirà non perdere per chiudere il campionato dietro al Catanzaro e al Crotone ed iniziare i play-off il 7 maggio, salvo eventuali slittamenti, ma di questo ne riparleremo la prossima settimana. Domani a Picerno il tecnico Zeman non avrà a disposizione, oltre ai soliti Plizzari, Mora e Vergani, anche Ingrosso alle prese con un problema alla caviglia e Gozzi. Rafià sta meglio, ha detto Zeman, anche se non è al 100%, ma è disponibile al pari di Cancellotti. Ha usato 2 frasi importanti Zeman in conferenza stampa: è la prima partita dei play-off e poi vogliamo spegnere l'entusiasmo del Picerno. Con le immagini di Diego Martelli andiamo a vedere proprio i passaggi chiave della conferenza stampa del tecnico boemo. Vabbè, la prima partita di playoff, no? Vediamo, la partita non è facile perché Picerno, a parte che è rivelazione del campionato, ma da tempo non perde. E hanno grande entusiasmo e noi speriamo di spegnerlo. Come sta la squadra? Qualche disponibile dell'ultima ora? Ultima ora c'è Ingrosso che non ce la fa e Gozzi che ha la febbre. Mister, buongiorno. Che significato dare a questa partita e all'eventuale terzo posto che è in palio, in chiave di fiducia, di autostima e anche come vantaggi che puoi dare? Vabbè, anche lì il discorso è la prima gara di playoff e noi ce la giochiamo, abbiamo vantaggio che abbiamo 2 risultati per noi, però è normale che non andiamo lì a difenderci. Se domani la partita dovesse essere in parità ad un certo punto e la sua linea difensiva anche contro la sua volontà tende un po' ad abbassarsi, si arrabbierà Zeman oppure guarda solo il risultato? No, io penso che bisogna leggere la partita, poi se noi giochiamo e giochiamo nostro, se poi siamo in difficoltà è normale che dobbiamo stare attenti, però quello penso che viene da sé. Il campo, perché è un sintetico, mister, forse stretto, lungo, poi ci faccio una battuta a cornice, lo ha visto in meteo domani per Picerno? No, dovrebbe esserci sole, sole e caldo. È battuta, mister. Mister, nelle scelte a centrocampo il fatto che ci siano dei diffidati, Palmiero, Aloy, può incidere, magari metterli tutti e due può essere un rischio eccessivo per i playoff. Ma per me non incide, nel senso che ci sono anche gli altri centrocampisti. Io ho sempre detto che questa squadra è abbastanza equilibrata come qualità. Rafia sta bene? Rafia non sta al meglio, però è a disposizione. Ultime 2 mie, una sempre sul Pescara. Cancellotti in questa settimana ha avuto qualche problema, adesso è rientrato. Crescenzi è in vantaggio perché ha fatto tutta la settimana di lavoro. Cancellotti per lei è al 100%. E la sua opinione su quello che è successo in settimana la giustizia sportiva con la restituzione parziale dei punti alla Juventus? È quello. Ho discorso tra Cancellotti e Crescenzi, stanno tutti e due bene oggi, magari Cancellotti aveva qualche problema in settimana, a parte la febbre prima, però hanno tutti e due la stessa possibilità e sono a disposizione. Poi sulla Juve non conosco, quindi non mi voglio sbilanciare. Fatto sta che si ripetono spesso queste cose, non è normale.
una curiosità personale sua, mister. Ha il sogno di vivere un'altra grande emozione con questi colori? Cioè, pensa che sia il momento giusto di poter rivivere un'emozione forte, particolare per lei? Vabbè, io sono venuto con quell'idea, poi bisogna vedere se siamo all'altezza. Io penso che la squadra ha qualità e può fare bene, però ogni tanto vengo smentito. E la preoccupa questa cosa dell'essere smentito? Io non vorrei vedere le partite come Taranto.